Buongiorno, oggi siamo a Marano Lagunare per vedere una barca che mi sta particolarmente a cuore. Ed eccoci arrivati in cantiere. Oggi vi presento questa fantastica barca Benetto Antares 1080. Pensate a un bel tavolo con le sedie, che razza di cene che si possono fare in questo pozzetto. Oltretutto, se uno piace il tech, può far fare il tech anche totale nel pozzetto, viene fuori veramente pazzesca. Come potrete vedere, le condizioni di questa barca sono davvero eccellenti. Questo piccolo grande fly può ospitare fino a 4 persone per una comoda crociera. Gli aspetti che più mi piacciono di questo Antares sono 3, 4, 5. Sicuramente la totale assenza di tendalini. Vedo che viene sul temporale, chiudo le porte posteriori. Ciao, chi si è visto, non devo preoccuparmi di rimontare tendalini. La storia dei tendalini la sappiamo tutti. È fly e vi assicuro che questa barca l'ho utilizzata personalmente. Guidare da sopra è veramente pazzesco. Voi non potete credere, chi non ha mai provato un fly deve provare. È una sensazione di totale libertà. Non si sente nemmeno il rumore dei motori, si naviga e ci si gode il mare a pieno. Oltre al fatto che gli ormeggi sono molto 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 facilitati, perché si ha una visione d'insieme dall'alto di tutta la barca. Altra nota positiva di questa barca, la linea d'asse. Infatti questa barca ha i D4 in linea d'asse, con invertitori nuovi, 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 con fattura Volvo Penta. Sono stati lavati tutti gli scambiatori e addirittura sbarcati i motori un paio d'anni fa, con fattura di oltre 30.000 euro. Oltre al fatto che comunque ci sono tutte le fatture degli interventi fatti nei motori da Volvo Penta ufficiale da quando la barca è nuova. Le cuscinerie non sono mai state utilizzate, sono come nuove. Tutti i tendaggi interni sono stati fatti nuovi. L'elettronica, questa barca ha qualcosa come 2 plotter in plancia comando principale, un plotter nel fly ed un altro plotter all'esterno in pozzetto per vedere tutti i dati del motore di navigazione anche sul pozzetto. Raymarine Hybrid Touch. A bordo ci ha installato anche un completo sistema di telecamere Raymarine per vedere tutta la barca e con la possibilità di registrare anche ciò che c'è intorno. 2 cabine, un bagno, tonnellate di vani storage dove riporre qualsiasi cosa sia dentro che fuori. Ora saliamo sul fly tramite questa scala con il legno appena rinnovato. Come vedete ci sono già tutti i tendaggi, tutte quante le chiusure di protezione dal sole. La barca è super accessoriata. Guardate questo radar Quantum di Raymarine, il portacanne in acciaio. Questo è il prendisole e sotto il prendisole un altro vano storage per riporre tutte i teli di protezione. Andiamo a rimuoverli, come potete vedere protetto da un plexiglass c'è il nostro Hybrid Touch piccolino di richiamo assieme al comando delle VC, manette elettroniche, autopilota, boat thruster. Guardate che bello e che visuale che si ha dal fly, incredibile. Guardate anche il pozzetto enorme visto dall'alto. Ora scendiamo con una mano, come vedete nessun problema. Abbiamo prima dell'accesso in cabina un'altra doccia e il vano per riporre la bombola del gas.
Questo è l'accesso all'area living e qui nel pozzetto, come potete vedere, anche la pelle è stata cambiata e sistemata completamente. Questo è l'accesso. Pulizia delle manovre d'ormeggio è la parola d'ordine e i tappi di imbarco a dritta a sinistra del carburante. Come vedete, molto comodi per dove sono posti. Anche qui a sinistra, pelle nuova, tech nuovo in ogni parte della barca. Utilizzabile quindi anche in pieno inverno con il riscaldamento Webasto che è già installato a bordo. Frigo, fornello basculante, ice maker vitrifrigo utilizzato due volte, molto comodi. Le tende oscuranti di questa barca sono appena state fatte, completamente nuove. Andiamo nella zona guida, dove ci si può sedere o si può mettere il poggiareni. UHF della migliore fattura Raymarin, generatore Paguro, manette elettroniche valvopenta, volante di una bellissima essenza di legno, autopilota Raymarin aggiornato, Raymarin Hybrid Touch, Raymarin Hybrid Touch. Questo è un altro strumento Raymarin che può essere montato qui in pozzetto durante la navigazione per vedere sia per la pesca e sia per la crociera, per vedere tutti i dati motore. Il tavolo è perfetto e va montato qui e qui si può comodamente mangiare in 4 o 5 persone. In tutta la barca c'è una moquette come questa, nuova, come potete vedere, è stata ultimamente portata a sanificare ma non era mai stata utilizzata. Sotto la seduta che confina con il pozzetto c'è questo ordinatissimo vano tecnico elettrico dedicato agli staccabatteria, mentre questo è il quadro principale da dove si gestiscono tutti gli impianti di bordo. Solo un paio di scalini separano la zona living dalle camere e abbiamo subito qui la camera padronale con accesso diretto al bagno e una miriade di zona. Guardate Beneteau in meno di 11 metri che armadi è riuscito a ricavare, sono davvero pazzeschi. Questa è la porta di accesso diretto al bagno che si ha dalla camera padronale. Questa è la zona di antibagno con lavandino. Anche qui molto spazio per mettere i propri prodotti. E poi si accede alla zona dove è alloggiato il WC e la doccia. Ed eccoci usciti dal bagno. Di fronte a noi avremo l'ingresso della seconda cabina dove ci sono due letti singoli oppure si può far diventare un unico matrimoniale. Tanti spazi dove alloggiare qualsiasi cosa. Possiamo vedere il DNA di questa barca come fisherman con un sacco di alloggiamenti portacanne.
C'era poca luce perché eravamo all'interno di un capannone, però vi posso assicurare che di oblò ce ne sono veramente tanti. Come potete vedere, anche in questa cabina gli armadi non mancano e nemmeno le finiture di ogni piccolo particolare, come gli oscuranti per gli oblò, che ci sono chiaramente per tutti gli oblò. In questa barca non manca davvero nulla, basta solo fare il rifornimento, girare le chiavi e godersi subito una bellissima crociera. Guardate il contacatena e tutti gli strumenti, ogni cosa è al suo posto. Questa barca è davvero una piccola casetta piacevole e bella. Alla sinistra della plancia di comando c'è il vano per riporre le carte nautiche e la zona dove riporre le bandiere. Vi faccio notare all'esterno il rigging pronto per i tendalini del fly e del pozzetto. Spero davvero che questa barca vi piaccia, a me piace moltissimo, come potete vedere è davvero ben tenuta e super accessoriata, con un elenco completo di tutte le fatture fatte con tutti i lavori svolti da quando la barca è uscita dal cantiere. Spero tanto che questa Antares ti piaccia e speriamo che a qualcuno entri particolarmente nel cuore. Se volete la possiamo andare a provare, la possiamo andare a vedere insieme e vi assicuro che non rimarrete delusi. Un saluto, buona navigazione a tutti!